oggi è giovedì 4 aprile ed è il giorno in cui ho la mia presentazione di gruppo. Non so se ve l'avevo accennato, ma nell'ultimo periodo, insieme agli esami, ho anche preparato una presentazione di gruppo, appunto, che mi vale il 30%, 35% del voto di un paio di esami, quindi è abbastanza importante. Le presentazioni iniziano alle 11, ancora non so che ora sarò io, quindi dopo che andiamo lo scopriremo, però prima devo compiere un paio di commissioni perché non ho mai tempo, quindi devo andare adesso, che sono le 9, e perché voglio andare al mio fermo posta per vedere se mi avete scritto. E una cosa che ci tengo a dire è: ricordate di applicare il bollettino, il francobollo aggiuntivo per il fermo posta, perché se no vi rimandano le buste indietro, quindi è molto importante che ve lo facciate. Quindi non imbucate semplicemente la lettera, mandate in posta, lo so, è un casino, ci perde tempo, lo so, mi dispiace, e dite che è per un fermo posta, poi vabbè lo scoprono perché c'è l'indirizzo, comunque, questo. E voglio anche andare a prenotare l'appuntamento dal parrucchiere. A parte che mi sono venuti dei capelli bellissimi, non so se si vedono. Ok, sono un po' crespi, lo ammetto, però belli, mi piacciono comunque. Devo andare dal parrucchiere per sistemare un po' le lunghezze, per sistemare un po' tutto. Ho trovato un parrucchiere tramite Groupon, praticamente con 25 euro mi fa taglio, piega, ossigenoterapia, colore, non lo so, io non faccio colore, non faccio cose strane, però comunque mi ha fatto un pacchetto completo con tantissime cose, cose che vabbè io non farò. Però un taglio e piega a 25 euro mi è sembrato molto conveniente, quindi perché no? Quindi adesso vado, a parte che sono bianca con questa luce. Oh, better, molto better. E vabbè, ok, allora vi reggo così. Ok. E se vedete qui dietro il telo è perché ho dipinto e sono una schifezza. E non ho ancora tirato giù la roba. In realtà ho dipinto solo una parete, poi mi è passata la fobia. Ma voglio continuare a dipingere il resto di questa parete perché questa parete è... Ciao unghietta. È giallognola, non so se si vede. E non mi piace e anche questa parete è molto sporca. Quindi continuerò a dipingere, ho gli esami, keep calm. Ok. E dopo aver fatto tutte queste commissioni andrò all'università a lavorare per il mio voto. Spero di riuscire a filmare la presentazione perché secondo me è davvero interessante e vi potrebbe piacere. Si tratta del lancio di un prodotto nuovo, più o meno innovativo, che abbiamo inventato io e i miei amici ed è il lancio di uno yogurt greco bicompartimentale, tipo il Müller Mix, però invece di esserci cacao, gli anellini di cacao e zucchero, nell'altra parte c'è un mix di semi, cereali e frutta secca. Quindi praticamente la mia colazione in uno snack. E quindi si tratterebbe di uno snack che si può comprare al supermercato, è molto sano, molto healthy. Sì, vediamo, vediamo cosa ne pensano, vediamo cosa ci dicono. Iniziamo la nostra giornata insieme. Vi voglio far vedere come sono vestita oggi perché secondo me sono vestita bene, poi. Allora, come maglietta ho questa specie di polo a tre quarti, che però sembra leggera, ma in realtà è pesante. Sotto ho una canottiera bianca, che è anche sporca, e questa pittura non va mai via, quindi la nascondiamo. Però così da allungare la maglia, perché sennò sarebbe un po' corta. Poi ho questi pantaloni, che ho comprato con Jimmy a ben 12 euro, che devo dire sono belli. E questi sono pantaloni che qui alla caviglia sono stretti in basso, non sono larghi, quindi tipo si allargano a sbuffo solo qua davanti. E ta 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 ta, sono abbinati alla borsa, no? Eh? Che dici? È un po' troppo? Cioè. Poi, come scarpe, ovviamente non metto le ciabatte, ma metto le mie nuove Superga, che mi hanno distrutto i talloni. Sono piene di vesciche, ma io imperterrita continuo a metterle. Bene, andiamo. Salve, sono venuta a controllare se mi è arrivato qualcosa con il fermo posta. Il fermo posta? Sì. Con che numero? No, è nome e cognome, Fasciano Silvia. Quando mi dice lo piano lo faccio. Io, come devo dire? Grazie.
Allora, queste sono le lettere. Grazie. Questa. Te la metto qui. Questa devi fare una firma. Grazie. Bene, grazie all'efficienza delle poste italiane questa mattina riesco soltanto ad andare in posta e non riesco ad andare al parrucchiere perché ovviamente ci piega troppo. Comunque mi avete scritto, grazie. E a tutti coloro che mi hanno scritto voglio dire che rispondo per mail se mi lasciate un recapito e lo farò appena mi è possibile. Ho già risposto ad alcuni di voi e giuro che appena riesco, appena un po' di tempo, mi impegno e risponderò a tutti. È bellissimo leggere quello che mi scrivete, davvero mi fate sentire molto importante, grazie. E basta, quindi adesso vado alla presentazione all'università. Non so se prima l'ho specificato, ma non è che volevo andare dal parrucchiere, volevo andare soltanto a prendere appuntamento, perché ho provato a prenderlo per telefono, ma mi ha detto che vuole vedere il mio capello per capire cos'è meglio fare, cosa che mi ha detto molto professional, e quindi devo andare di persona. Il pranzo che mi sono ricordata ora di dovermi fare, ore 10, quindi sono in ritardo, ovviamente, dovrei essere lì a ripetere. Comunque, sorry, ma devo prepararmi da mangiare. Mi preparo il couscous con tonno, avocado, ceci e pomodori, in quanto ieri sera ho mangiato l'insalata di polipo, sempre con gli stessi ingredienti, e quindi ce li ho qui già pronti, 3 secondi ed è tutto pronto. Sono un disastro. Quindi, prendo la mia bella scatolina, ci metto un po' di rucola, taglio l'avocado, non so perché lo sto facendo tipo in ginocchio, lo taglio e fu. Nel frattempo vi volevo dire che sono ricominciate le puntate di MasterChef Australia. MasterChef Australia secondo me è il programma di MasterChef, cioè il format di MasterChef migliore al mondo, perché non è che fanno soltanto le sfide ma insegnano un sacco e fanno le masterclass e tutto, e in più i giudici non sono stronzi come quelli italiani, ma sono molto carini e tra un po' gli dispiace mandar via la gente. E in più, cioè, i partecipanti sono fenomenali, cioè niente in confronto ai nostri italiani, cioè non me ne vogliate, però davvero sono qualcosa di pazzesco. Ci sono state le prime 3 puntate per definire i primi 24 e hanno già fatto delle cose assurde. I miei soliti pomodorini merinda che devo lavare. Aia, ci ho quasi perso un dito, ragazzi. Poi nel frattempo vi voglio dire che sarò al Rimini Wellness dal venerdì pomeriggio circa alla domenica. Molto probabilmente sarò a uno stand e a presto, quando abbiamo definito i dettagli, vi dico quale, quindi saprete dove trovarmi in quel determinato giorno, a quella determinata ora. Ma per il resto sarò a Zonzo, probabilmente con gli altri youtuber, in quanto verrò a Rimini da sola, non sarò accompagnata da nessuno. Jimmy ha gli esami, ha da fare, insomma non è che si può prendere tutti questi giorni di vacanza per me. E quindi sarò a Zonzo con gli altri youtubers, quelli famosi, quelli bravi. Ecco, solitamente metto un pomodorino buono, che è il pomodorino merinda, e un pomodoro cattivo per ottemperare il gusto. Cioè, non è che è cattivo questo pomodorino, questo pomodoro, è che è un pomodoro a grappolo e non sa di niente. Però, dai, ne mettiamo metà e via. Non ti tagliare le dita. E giù. Ok, tutto tagliuzzato, questo non mi ricordo neanche cosa ci fosse dentro, ma it's ok. Penso che ormai mi odierete per questa ricetta, perché direi, ma sì, ma non mangi altro. No, quando sono di fretta no. E cosa mi manca? I ceci. Volato un cecio. I ceci e il couscous. Ups, ho fatto un casino. Se non sto qui, non illumina. Quindi prendete la mia faccia. Sarebbe meglio il couscous freddo, ma l'ho fatto ora. Per ora. Ok, quindi tutto è dentro. Manca il tonno, ma non lo apro adesso, perché sennò Luna mi accoltella. E lo apro all'università, me lo porto dietro. E basta, adesso qui cerco di dare una mescolata. Ah no, aggiungo...
un po' di pepe, mancabile, qualche fiocco di peperoncino, che ho riscoperto e adoro, dell'origano, ci sta sempre bene. In realtà ci sarebbe meglio il basilico fresco, ma io non ce l'ho. Bon, per fare questa preparazione mi ci sono voluti esattamente adesso 7 minuti, quindi penso che sia abbastanza veloce. Adesso scappo sul serio, ciao! Questo è l'unico modo per mescolare tutto bene. Squeeze of lemon juice. Ok, ciao. Ok, let's go. Ovviamente ci lascio di fare la pinta del melone e vi proporrò un prodotto nuovo che mi fa sentendo, ovvero uno yogurt greco che compare in Italia con cereali, semi e cosa senza. Abbiamo utilizzato per definire il prezzo finale il rapporto che esiste tra la crema di yogurt Müller, il nostro competitor, e il Müller Mix. E abbiamo notato che c'è un incremento di prezzo tra i due del 107%, e quindi assumendo che i costi di aggiungere i semi siano paragonabili a quelli delle aggiunte fatte da Müller, l'abbiamo applicato al prezzo dell'Olcos, che è lo yogurt bianco, lo yogurt greco bianco di Danone. Abbiamo anche deciso di agire sulle dimensioni del packaging, che consente di ottemperare l'aumento dei costi dato all'aggiunta dei semi, mantenendo i profitti. E infine abbiamo organizzato una campagna promozionale di promozione divisa in tre fasi, corrispondente a tre quadrimestri, presumendo il lancio del prodotto tra a gennaio, quindi inizio dell'anno. Allora, nella fase 1 vi è il lancio del prodotto innovativo con contemporanea pubblicità no cost. Bisogna comunque considerare variabili come il fatto che è un prodotto nuovo e sconosciuto sul mercato quando poi si andrà a analizzare l'effetto. Nella fase 2, periodo estivo, tra maggio e agosto, attraverso promozioni a volantino nelle principali sedi della grande distribuzione, che la sceglieremo attraverso l'analisi della distribuzione ponderata, vedremo come l'effetto della produzione possa essere uno spostatore della domanda in quanto a parità di prezzo si venderà di più. Però comunque quando andremo poi ad analizzare bisognerà comunque considerare che le quantità vendute sarebbero comunque aumentate in quanto siamo nel periodo più caldo dell'anno. E nella fase 3 applicheremo delle riduzioni di prezzo, dato che con l'inizio della stagione invernale ci aspettiamo un calo della domanda, e quindi queste riduzioni di prezzo avranno tramite sconti temporanei durante comunque il periodo invernale. A fine anno quindi sarà possibile valutare l'effetto delle diverse strategie non di prezzo e di prezzo, considerando le variazioni di quantità vendute e l'impatto di esse sul fatturato. E finisce la nostra presentazione, grazie per l'attenzione. Ci tenevamo a dire che una settimana dopo che noi abbiamo mandato la mail a voi per questo progetto, Activia ha lanciato il prodotto Activia Semi Noce Frutta Secca. Su vostra Sono le 2:15 e sto tornando ora a casa. Non ho ancora mangiato perché la presentazione eravamo ovviamente l'ultimo gruppo, quindi comunque spero che abbiate un po' visto, ho capito, non so se si sentiva bene la presentazione, mi dispiace sarà un po' buio, non ci hanno fatto molte domande particolari, quindi penso che sia andata molto bene. Adesso mangio. Ciao Luna, buone? Sì, voglio la tua vita. Meno male che me l'ero preparato in anticipo, perché se adesso dovessi cucinare mangerei tutto e niente praticamente. Mi butterei su 8000 gallette, mi butterei su la roba più semplice da prendere, affettato, formaggi, cose del genere. Invece meal prep is key. Facciamo le cose un po' da umano, quindi mettiamole nel piatto. O ciotola, che dir si voglia. Franz ha inventato questo riscaldamento, che è una specie di preattivazione, chiamato preattivazione glutei. Praticamente consiste nel
andare sul tapis roulant, massima pendenza, fare 5 più 3 minuti e massimo. Poi andare a fare 50 rep di press orizzontale, di nuovo sul tapis roulant, 50 rep di abductors, altri 3 minuti. Cioè, e poi devo andare a fare squat, hip thrust e stacco. Sono matto. Ed è solo un riscaldamento. Devo fare 5 serie di squat e sto facendo un piramidale discendente da 12-10 a 8. E adesso devo risalire a 10-12. Quindi il grandissimo peso che sto usando, 5 kg, deve scendere, perché sennò non ce la faccio. A 3,25. Bene. Tempi in cui cercavo di fare 20. Per questo vi dico sempre che non conta mai quanto si solleva, perché dipende dall'intensità del lavoro, da quante ripetizioni, da tantissimi altri fattori. Quindi chiedere a uno quanto solleva non è molto giusto. Sono appena tornata dal workout, gambe devastante, mi sono fatta una doccia sotto la pioggia. L'altro giorno ero a prendere il sole, adesso piove. Vabbè. Sono struccata, penso ho fatto la doccia. E adesso sto preparando la merenda. Diciamo che, non so, mi sono inventata qualcosa. Ho preso le gallette. Prima pensavo di farmele salate, quindi ho preso del pepe. Però poi ho preso il formaggino spalmabile, che io prendo questo qui, tipo Philadelphia. E poi ho preso semi di canapa, polline. Qui dietro abbiamo del cocco. E adesso sto facendo delle gallette di riso con Philadelphia e questi topping. Non lo so, sinceramente, avevo voglia di questo a quanto pare. La cena di stasera prevede dei tranci di verdesca al sugo di pomodoro e melanzane e la polenta. Per fare il sugo di pomodoro alle melanzane ho tagliato le melanzane, le ho lessate con un po' di acqua e aglio in polvere e cipolla. E poi quando erano ben cotte ci ho aggiunto il sugo di pomodoro e l'ho fatto rapprendere. Poi ci ho messo dentro e ho fatto cucinare insieme al sugo i tranci e questo è il risultato. A parte, nella padella ho il resto del sugo perché vi volevo far vedere i tranci prima che lanci tutto. Comunque non sarebbe stato bello. Già questo piatto non è molto accattivante, lo ammetto, però diciamo che con il sugo sarebbe stato ancora peggio. Quindi questo è il risultato finale e basta. Io concludo qui questo vlog, spero che vi sia piaciuto, basta, ciao!